4, 2, 2, race! Siamo al Nürburgring in Germania per il 9° appuntamento del campionato del mondo di Formula 1 2009. Cominciamo subito il giro perfetto di questo circuito. Dalla prima curva siamo ad una velocità elevatissima per frenare per il primo tornantino, la Castrol S, il punto più lento di tutto il tracciato e soprattutto in partenza sarà un punto critico. Tornante a destra, poi subito a sinistra nella parte più tortuosa si passa per la Mercedes Arena, altro tornante a sinistra e poi di nuovo subito a destra per rimetterci in un breve rettilineo. Rettilineo RTL che ci avvia verso la curva 6. La curva a sinistra da fare in terza, poi di nuovo subito a destra per la Ford Curve, un altro tornantino. Destra, poi si riaccelera verso un breve rettilineo e poi un altro tornante decisamente più lento, il Dunlop Kere. Si arriva in seconda, poi si esce per andare verso una chicane velocissima, lì Michael Schumacher S. Sinistra, destra, per avviarci verso la Kumo Curve, curvone a sinistra, poi la Bit Curve a destra. Anch'essa velocissima, da quarta, che ci avvia verso un altro breve rettilineo. Si curva leggermente a destra per l'Ansbachbögen, ma è quasi un rettilineo, che ci avvia verso la NGK Chicane, detta anche curva Widol. Sinistra, poi destra, attenzione ai cordoli, e poi l'ultima curva del circuito, la Coca-Cola Curve, a destra, che ci avvia verso il rettilineo finale, per concludere così questo giro perfetto del circuito del Nürburgring.